Buongiorno a tutti e bentornati. Oggi la Fenice Curiosa vola nei giardini di Corso Indipendenza. In questi giardini si trova una fontana con una suggestiva statua di Pinocchio trasformato in bambino. Inaugurata il 19 maggio 1956, insieme al campo giochi dei giardinetti di Corso Indipendenza, l'originale fontana di Pinocchio incuriosiva i bambini che vi giocavano attorno. Dono alla città della famiglia artistica e opera dello scultore Attilio Fagioli, quasi conterraneo di Collodi, la scultura mostra Pinocchio ormai bambino, che osserva soddisfatto, a terra, il burattino che ormai non è più. Un'iscrizione, formulata dal poeta Antonio Negri, ideatore del progetto, spiega meglio l'intento pedagogico dell'opera. Com'era buffo quando era un burattino? E tu che mi guardi, sei ben sicuro di aver domato il burattino che vive in te? La statua, insomma, rappresenta il simbolico passaggio dall'infanzia all'età adulta. Fino a poco tempo fa, però, la statua era rovinata, nascosta da alcune baracche e corrosa oltre che asciutta. Ora finalmente la statua è stata restaurata. È tornato il gatto, che qualcuno aveva rubato, e che osserva Pinocchio insieme alla volpe. Eppure la fontana è totalmente nuova. Anche questa favola, quindi, ha avuto il suo lieto fine.